Subito un exploit per l'associazione Licatesi Mi alzo sui pedali che sta prendendo parte al terzo Grand Tour Sicilia campionato GF Strada. Domenica a Capodorlando si è disputata la cronoprologo. Nella categoria debuttanti GTS1 è arrivata l'affermazione per il giovanissimo Salvatore Zarbo che ha preceduto tutti gli altri concorrenti. L'associazione Licatesi ha gareggiato anche nella categoria GTS3 con Salvatore Spiteri che si è piazzato all'undicesimo posto. Alla fine della cronoprologo per Salvatore Zarbo è arrivata la premiazione da parte del sindaco di Capo d'Orlando. Il terzo Gran Tour di Sicilia prevede complessivamente nove tappe. Il calendario, dopo il primo appuntamento con la cronoprologo di Capodorlando disputata due giorni fa, proporrà la tappa di Scicli in programma il prossimo 8 marzo. La squadra licatese è diretta da Salvatore Spiteri e è composta da Salvatore Cavallo, Massimo Curella, Adriano De Caro, Gaetano Florio, Vincenzo Licatatiso, Filippo Lovullo, Aldo Manganaro, Angelo Mulè, Gaspare Sanfilippo, Salvatore Spiteri, Luigi Tosolini, Antonio Vittorio e Salvatore Zarbo. Per il giovane ciclista Salvatore Zarbo sono subito arrivati tanti complimenti per l'andatura tenuta e per il risultato raggiunto.